Una task force amministrativa che istruisca celermente tutte le pratiche anche con mezzi straordinari per giungere ad una rapidissima pubblicazione dei bandi di concorso e alla conseguente assunzione a tempo indeterminato delle 208 persone alla ASL provinciale dell'Aquila. È l'istanza formulata in una nota dal segretario aziendale ANAO Assomed Loreto Lombardi, dal suo collega dell'Aeroi EMAC Giampiero Dell'Elce e dal coordinatore provinciale sanità CISL Gianfranco Giorgi per velocizzare al massimo concorsi e assunzioni annunciate dal direttore generale Rinaldo Tordera e dall'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. L'annuncio dell'ingresso di forze nuove giunge in una situazione definita molto grave per la carenza di personale. Invitiamo dunque l'assessore e il direttore generale, si legge nella nota, a convocare i responsabili amministrativi per stabilire provvedimenti efficaci al fine di risolvere questo problema anche attraverso l'utilizzo di mezzi straordinari, spiegano i sindacalisti. Per quanto riguarda la copertura economica, l'assessore ha più volte dichiarato che oltre al turnover al 100% sono disponibili 8 milioni per quest'anno e 4 milioni per il 2019. Non vorremmo pertanto che dopo anni di politiche restrittive, nel momento in cui tornano ad essere disponibili risorse economiche importanti, non vi sia un'adeguata struttura tecnico-amministrativa in grado di espletare rapidamente concorsi. I sindacalisti sottolineano che l'immissione di nuovo personale e la stabilizzazione di quello precario concorrerebbe ad un miglioramento della qualità dell'assistenza, poiché la precarietà non giova a un lavoro proficuo, efficace e qualitativamente valido. Ricordiamo che a tutt'oggi concludono nella nostra ASL, prestano la propria opera circa 400 operatori precari a tempo determinato. Per questo motivo l'eventuale definitiva assunzione di 208 unità sarà solo il primo passo verso il completamento della dotazione organica aziendale.